Con Mister Ciparrone del Rende. Allora, missione compiuta, partita senza grossi patemi, con cinicità i suoi due attaccanti, Gallo e Longo, hanno risolto una partita importante in chiave campionato. No, i problemi ci sono stati perché Brancaleone, soprattutto in casa, è una buona squadra e l'ho dimostrato oggi. È stata una partita abbastanza combattuta, una partita lottata palla su palla. Siamo stati bravi a capitalizzare al massimo le nostre occasioni, abbiamo avuto qualcun'altra sul finire del primo tempo. Sì, siamo stati molto più concreti delle altre volte, non abbiamo rischiato niente in difesa, quelle pochissime volte che il portiere è stato chiamato in causa che sostituiva il titolare, se l'è cavata egregiamente, quindi devo dire che sì, siamo venuti per dare un seguito ai risultati positivi e ci siamo riusciti. Il campionato con il Montalto in testa, il Sersale che continua, diciamo, a marciare bene. Il suo Rende si può dire chiuso con queste tre squadre oppure sarà un finale che riserverà qualche sorpresa secondo lei, visto anche la precedente caduta in trasferta del Montalto a Scalea? Io dico che ancora il campionato è lungo perché 9 partite sono 27 punti, quindi il campionato è lungo. Io ho sempre detto che solo il Montalto può perdere questo campionato, però se noi ci dobbiamo essere per noi stessi, cioè il nostro obiettivo oggi è il secondo posto, cioè abbiamo il Sersale a 3 punti e domenica c'è il Rende Sersale, quindi il nostro obiettivo immediato è il secondo posto, quindi perché riteniamo che il Montalto sia di gran lunga superiore a questa categoria, però se il Montalto fa come Scalea altre due o tre partite, se noi siamo bravi ci troveremo là, però oggi cercando di essere realisti il nostro obiettivo è il secondo posto. Grazie, mister. Mister Brando, una sconfitta un po' pesante in casa, non solo per i punti, ma anche per come è maturata. Come è maturata, noi sapevamo della forza del Rende, quindi sul Rende era avvantaggiato visto la stazza fisica dei suoi centrali difensivi, degli attaccanti. È una squadra molto sorniona che ti aspetta, ti fa uscire e poi al momento opportuno ti colpisce con l'esperienza di giocatori che sono un lusso per questa categoria. Noi dovevamo fare un'ottima prestazione per fronteggiare questa squadra e oggi non ci siamo riusciti, abbiamo fatto una delle più brutte prestazioni del girone di ritorno perché dopo, pur avendo perso a Scalea, abbiamo sempre giocato bene. Oggi invece non c'è stato, ci ha penalizzato un po' il campo, sicuramente troppo pesante. Abbiamo pagato sia un po' di inesperienza e appunto quella fisicità che ci mancava, per poter giocare bene su un campo così pesante. Brancaleone costruisce parecchio, tiene palla, però poi quando si tratta di concretizzare non riesce a farlo nel migliore dei modi. Il Rende invece, forse anche grazie a elementi come Gallo e Longo, ha sfruttato due delle tre occasioni che sono capitate. Forse segnare qualche gol in più servirebbe. Sì, assolutamente, è normale, devi fare qualche gol in più degli avversari e cercare di non prenderli. Come dicevamo prima, queste sono partite molto, molto bloccate su questi terreni qua e alla prima occasione appena sbagli vieni punito. A noi ci capita poche volte di approfittare di queste situazioni, l'inesperienza la paghi in queste categorie. Dobbiamo cercare di creare anche qualcosina in più perché sì, possesso palla va bene, ma bisogna creare palle gol. Oggi devo dire che bisogna fare anche i complimenti però ai due centrali difensivi della squadra avversaria, insomma a tutto l'organico della squadra avversaria. Purtroppo sapevamo che era difficile e senza una prestazione super difficilmente avremmo potuto portare qualche punto a casa. Peccato perché, appunto, come hai detto tu, quei due gol, specialmente il primo, frutto di un'inesperienza del pacchetto nostro arretrato. Speriamo di rifarci nelle prossime partite. Grazie, mister. Buonasera.